Siamo qui con Alessandro Adamo, socio dell'Unione Sportiva Lecce, nonché componente della Commissione Diritti Audiovisivi della Lega. I diritti televisivi rappresentano una fetta consistente del budget a disposizione delle società calcistiche. Lei, nel corso di un'intervista rilasciata nei giorni scorsi al Nuovo Quotidiano di Puglia, ha dichiarato che vi è il rischio concreto di un dimezzamento dei proventi rispetto all'ultimo triennio. Ci faccia un po' il quadro della situazione, brevemente. Beh, diciamo che nell'ultimo triennio, quello in corso, 21-24, l'ammontare complessivo tra i domestici e gli internazionali era circa di 1 miliardo e 200 milioni. Per cui, insomma, sperare allo stato attuale di replicare quell'importo è un po' difficile. La speranza è che ci si possano affacciare dei nuovi competitors, dei nuovi trasmettitori, dei nuovi broadcaster che possano, non dico eguagliare, ma avvicinarsi a quella cifra. Come mai il nostro campionato ha poco appeal a livello internazionale? E quali sono le ipotesi sul tavolo affinché questa situazione possa migliorare in futuro? Beh, le cause sono diverse, diciamo, dalla mancanza di infrastrutture adeguate che possano favorire lo spettacolo, quindi gli stadi, a una sostanziale anche carenza di top player che ovviamente preferiscono campionati più munifici, anche il fatto che non vinciamo una vera coppa internazionale da 10 anni, l'ultima la Champions League con l'Inter, la pirateria, questa piaga, questo male incurabile del nostro calcio, questi secondo me sono i fattori che portano a incassare più di quanto dovremmo. Due parole su questo momento del Lecce di Marco Baroni. Beh, diciamo che valutiamo la squadra nell'arco di 26 gare, siamo in una buona posizione di classifica con 8 punti di vantaggio dalla terz'ultima, insomma, campionato ancora lungo, mancano 12 gare, noi confidiamo in queste restanti 12 di poter fare i punti necessari per la salvezza. Grazie mille, dottore.